Proseguiamo il nostro talk di Romè con un intervento importante. Diamo il benvenuto a Fabrizio Faltoni, presidente AD di Ford Italia. Buonasera. Salve a tutti, buonasera a tutti. Allora, Faltoni, la mobilità elettrica sta conquistando anche i veicoli commerciali e Ford è tra i primi ad aver sviluppato questa alimentazione dei suoi mezzi più diffusi. Ecco, ci fai un po' il punto su questo settore? Sì, allora il mercato, l'industria dei commerciali in Italia, ma direi anche in Europa, è largamente ancora dominato dalle motorizzazioni diesel. In Italia più dell'80% delle immatricolazioni sono ancora diesel. Mentre nello stesso periodo di quest'anno la quota delle immatricolazioni elettrificate, dove all'interno elettrificate metto ovviamente le versioni ibride e completamente elettrici, rappresentano appena il 10% del mercato, con solo circa il 2% di completamente elettrico. Bene, parlando di noi Ford, che siamo leader in Europa e di gran lunga i primi tra gli importatori in Italia come marchio, da 3 anni noi offriamo e siamo unici in questo mercato la motorizzazione ibrida diesel. Perché? Perché abbiamo individuato in questa motorizzazione il giusto compromesso, per gestire quella che è una vera transizione importante, complessa, verso poi, l'elettrico puro. Come Ford crediamo che questa transizione, a dispetto, dei numeri attuali del completamente elettrico, che ripeto sono meno del 2%, sarà più semplice nel mercato dei veicoli commerciali piuttosto che nel mercato delle vetture. Quindi la curva di crescita che prevediamo dell'elettrico puro nel business dei veicoli commerciali, secondo noi, sarà più ripida rispetto a quella delle vetture, al di là di quelli che saranno poi gli incentivi, se ci saranno e quanto saranno legati al puro elettrico. Perché crediamo questo? Per 3 motivi. Allora, primo tra tutti, pensiamo allo sviluppo e alla crescita costante delle consegne dovute agli acquisti online, quindi le consegne a casa o nei nostri uffici. Con la costante crescita di questi acquisti online e ovviamente la relativa crescita delle consegne a domicilio, il mercato dei veicoli commerciali ha subito un'accelerazione molto importante per far fronte appunto alla quantità di merci acquistate online da trasportare. Bene, occorre quindi capillarità. E se pensiamo a quello che oggi succede, oramai chi acquista online, io incluso, oramai conosciamo, gli autisti che ci consegnano a casa. Quindi che cosa vuol dire questo? Che le aree, il quartiere, la zona della città nelle quali questi furgoni girano si è ristretta, si restringe sempre di più proprio perché aumenta la domanda. E restringendosi, l'area, il percorso, si riduce quindi la percorrenza media dei veicoli commerciali al giorno. Quindi l'aumento delle consegne porta a una maggiore capillarità e un utilizzo dei veicoli commerciali che si riduce come chilometro al giorno. E appunto questo mi porta al secondo motivo per il quale pensiamo che la crescita dell'elettrico nei veicoli commerciali sarà più rapida, che è appunto la percorrenza media di un veicolo commerciale. Noi, come leader nel business dei veicoli commerciali, non parliamo soltanto con chi distribuisce, quindi con i nostri concessionari, ma parliamo molto con gli utilizzatori, con i nostri clienti. E parliamo soprattutto alla tipologia di aziende che hanno appunto come business, come loro core business, quello delle consegne a domicilio. Riceviamo dei feedback che poi molto spesso vengono utilizzati per migliorare i nostri prodotti e per adattare i nostri prodotti alle esigenze. Bene, chi si occupa di logistica ci ha dichiarato che la percorrenza media, appunto, essendosi ristrette le aree di consegna, oramai si attesta al di sotto dei 200 km al giorno. Quindi è una percorrenza, un range, che oggi è ampiamente assicurato dall'e-Transit, che ricordo è il primo veicolo commerciale completamente elettrico Ford che abbiamo già lanciato, che ha una percorrenza di oltre 300 km con una ricarica. Lanceremo il nuovo Custom l'anno prossimo, il veicolo commerciale indiscusso leader nel segmento da 1 tonnellata, e anche questo avrà delle percorrenze sopra i 300 km. Cosa voglio dire? Che la necessità
di chi utilizza un veicolo commerciale oggi a una percorrenza di 200 km e con un veicolo già oggi transit, domani il custom, avrà la possibilità di utilizzare il veicolo commerciale con una ricarica per tutta la sua giornata lavorativa. Il terzo motivo poi qual è? È la tipologia di utilizzo del veicolo commerciale. Quindi ripeto, tre motivi. Ripeto, tre motivi. Consegne domiciliari che hanno un'area di capillarità che si riduce, la percorrenza che si sta riducendo al di sotto dei 200 km, ultimo non ultimo poi è l'utilizzo e la tipologia di utilizzo dei veicoli commerciali elettrici. Le automobili le utilizziamo anche per il nostro tempo libero. Il veicolo commerciale ha invece una pianificazione molto più prevedibile l'utilizzo del veicolo commerciale, che quindi si utilizza di giorno, si ricarica di notte e molto spesso non si usa per il tempo libero il sabato e la domenica. Quindi questa peculiarità dell'utilizzo rende estremamente più facile programmare le ricariche, che avranno ovviamente sempre dei tempi ridotti. E il fatto che l'utilizzo non è nel tempo libero faciliterà l'adozione del completamente elettrico nel business dei veicoli commerciali molto di più rispetto al mondo delle automobili. Concludo dicendo che l'avvento delle versioni elettriche ha reso e renderà sempre di più necessario sviluppare delle conoscenze, un know-how interno, qui parlo di Ford, quindi della Ford Italia, e di tutta la nostra rete distributiva su tematiche che fino a non molto tempo fa non erano il nostro business. Cosa voglio dire? Voglio intendere, i veicoli elettrici sono un po' come un telefonino oramai con un abitacolo sopra. Quindi bisogna sviluppare software, quindi faccio riferimento al nostro Ford Telematics. Oramai tutti i veicoli commerciali sono connessi. Quindi occorre sviluppare software, che nel nostro caso appunto è il Telematics, che consenta ai nostri clienti di tenere costantemente la propria flotta sempre sotto controllo, conoscendone lo stato di salute, la tipologia di guida dell'autista e soprattutto ovviamente lo stato di ricarico del veicolo. Quindi occorre creare conoscenza nel mondo del software, ma occorre creare, e questo lo stiamo già facendo, un reparto che si occupi di studiare insieme sempre ai clienti il business, il loro business, per poi offrire le soluzioni di ricariche migliori per i propri veicoli. Quindi o una ricarica cittadina, ma nel caso in cui sia possibile installare delle vere e proprie stazioni di ricarica presso i depositi di chi poi acquista questi veicoli commerciali. Ultimo e non ultimo, parlando di conoscenze, dobbiamo parlare di servizio, quindi abbiamo costruito una piattaforma anche qui attraverso l'integrazione del veicolo dell'utilizzatore, ma soprattutto della nostra rete dei concessionari che internamente chiamiamo Ford Live, che ancora qui, grazie alla connettività, ci consente di tenere sempre sotto controllo il veicolo e quando il veicolo va in avaria e soprattutto quanto tempo rimane fermo presso le officine dei nostri concessionari. Il tutto per fare cosa? Per misurare il motivo per il quale ci dovessero essere dei fermi del veicolo commerciale più del dovuto e ridurre i tempi di riparazione o di manutenzione dei veicoli per minimizzare il più possibile i costosissimi tempi di fermo dei veicoli commerciali. Il mancato utilizzo di un veicolo commerciale vale per un'azienda, abbiamo stimato, circa 350 euro di fatturato. Capite bene quindi che tenere fermo un veicolo commerciale per un'avaria per 2 giorni, 3 giorni può arrivare a 1.000 euro, quindi il fermo del veicolo è la priorità numero uno da ridurre per l'utilizzatore perché potrebbe ed è molto spesso più costosa del stesso costo della manutenzione del veicolo. Si spende di più per il fermo del veicolo piuttosto che per la manutenzione ordinaria. Faltoni, lei in sintesi ha detto che i veicoli commerciali avranno una velocità di diffusione molto più rapida, quelli elettrici ovviamente, rispetto a quella che è la mobilità elettrica delle automobili normali, se non ho capito male. Ecco, ma Corretto. come vede lo sviluppo però di questa mobilità commerciale? La vede sia leggera forse più leggera che pesante, cioè, la vedo molto intensa perché insomma anche l'attività che state facendo voi è particolarmente importante.
Sì, noi stiamo sempre relativamente al veicolo commerciale, stiamo lavorando per elettrificare la nostra gamma velocemente, quindi abbiamo già lanciato il Transit, lanceremo altri quattro veicoli completamente elettrici nel corso dei prossimi 18 mesi. Ma la cosa sulla quale ci stiamo, appunto l'ho detto, concentrando è di dare dei servizi aggiuntivi al cliente in modo da essere ancora di più connessi e vicini alle loro esigenze per ridurre il più possibile il fermo, dei veicoli commerciali. Perfetto, ma ovviamente Ford non è solo veicoli commerciali, ha anche una gamma di vetture tra le più vendute in Italia come ovviamente la Puma. Siete fra i leader in questo settore, il settore dei SUV e crossover. Ecco, ci fa un'analisi di questo segmento e anche delle sue valutazioni in merito alla grande crescita di questo segmento di mercato? Sì, Ford ha anticipato, o se volete sta seguendo un po' quello che è l'andamento del mercato vetture in Italia. I gusti, le esigenze dei consumatori si evolvono e cambiano in continuazione. Nel caso del mercato dell'auto in Italia è abbastanza evidente che nell'ultimo decennio ci sia stata un'evoluzione, oramai un vero e proprio dominio dei segmenti SUVs e crossover a discapito dei segmenti tradizionali dove noi abbiamo sempre venduto con la Fiesta e la Focus, e quindi parlo dei segmenti denominati internamente B e C. Quindi è un segmento, un'evoluzione costante verso gli SUV e crossover dove noi diciamo con Puma principalmente ed EcoSport dominiamo in qualche modo, siamo leader del segmento parlando della quota parte dei privati, con la somma di EcoSport e Puma siamo diciamo tra i protagonisti di questo segmento, e con Kuga non solo ci siamo tolti storicamente delle grossissime soddisfazioni del segmento dei crossover, dei SUV più grandi, ma diciamo con orgoglio dico che la Kuga plug-in è l'automobile con questa tecnologia appunto ad emissioni zero plug-in più venduta in Europa. Quindi seguiamo il mercato, in qualche caso siamo riusciti a sfruttarlo molto molto bene e addirittura essere leader di questi segmenti. Faltoni, il 2035 è una data ormai impressa nella memoria di chi si occupa di automotive in tutte le maniere. Da una parte perché è stato fissato da parte dell'Unione Europea la data limite oltre la quale non si potrà più né produrre né vendere vetture con motore endotermico e neanche ibrido. Ecco, dall'altra però bisogna capire quali sono i piani di un costruttore come Ford per avvicinarsi a quella data là e se lei ritiene allo stesso tempo che quella data, viste anche le problematiche che stiamo vivendo in questo periodo difficile, cioè da una parte la crisi dei semiconduttori, dall'altra la guerra, se quella data lei la ritiene ancora giusta, corretta per quel tipo di decisione. Sì, allora iniziamo col dire che già da tempo Ford ha annunciato una strategia, permettetemi di dire, ancora più aggressiva in termini di decarbonizzazione. Quindi la data del 2035 in realtà l'azienda ha deciso di anticiparla al 2030, data nella quale l'abbiamo annunciato in Europa, commercializzeremo soltanto automobili elettriche. E su questo il progetto è molto ambizioso. Sappiamo che il 2030 ancora è fra 8 anni, ma comunque lo affrontiamo con tantissima determinazione, tant'è che nei prossimi 18 mesi lanceremo sul mercato ben 5 automobili completamente elettriche nuove. Quindi un piano di lanci mai visto in casa Ford in termini non solo di quantità, ma anche nell'arco temporale. E per parlare, se volete, di modelli specifici di queste 5 novità, quello che vi posso anticipare è che di questi 5, 2 appunto abbiamo parlato della nuova segmentazione del mercato, 2 saranno dei crossover medi ed arriveranno già nel 2023, quindi l'anno prossimo. Nel 2024, parlando sempre di crossover, la Puma, il crossover più venduto Ford, diventerà completamente elettrico, e poi le altre sorprese non posso dirvi niente di più, le scopriremo nel momento, diciamo, nel momento opportuno. Poi
Poi sempre entro il 2030 abbiamo parlato di vetture, ma anche tanto di veicoli commerciali. Anticipiamo anche qui la data del 2035. Nel 2030 venderemo già 2 su 3 veicoli o completamente elettrici o plug-in, quindi 2 su 3 saranno ad emissioni zero. E anche qui, come sulle vetture, abbiamo dei progetti molto ambiziosi e nei prossimi 24 mesi, oltre al Transit che abbiamo appena lanciato, lanceremo altri 4 veicoli commerciali completamente elettrici. Abbiamo annunciato un imponente investimento di 2 miliardi di dollari per la creazione a Colonia del nostro centro europeo di elettrificazione, dai quali usciranno i 2 crossover nel 2023 di cui vi ho parlato. Abbiamo poi annunciato un investimento importante a Craiova, fabbrica in Romania, per installare le linee che produrranno la Puma completamente elettrica e anche a Craiova un nuovo veicolo commerciale completamente elettrico. Quindi tantissimi progetti, una strategia quindi imponente che senza esitazioni procede verso le date e obiettivi che ci siamo posti, che se volete non è quella del 2035, ma nel caso delle automotture addirittura anticipata di 5 anni al 2030. Insomma, Ford crede fortemente nell'elettrico e sta progettando il suo futuro di conseguenza. Faltoni, noi la ringraziamo per il suo intervento e per aver accettato di partecipare al talk di Romè e le auguriamo buona giornata. Grazie a voi dell'invito, come sempre un piacere e buon proseguimento. Grazie.